Oggi ci riuniamo con umiltà e devozione per porre la nostra fiducia nelle mani amorevoli di Maria, la Madre di Dio. In questo momento di bisogno vogliamo rivolgere le nostre suppliche a Lei, consapevoli dell'efficacia delle parole che ci sono state tramandate da San Bernardo, che festeggiamo oggi, 20 agosto. Egli era un grande teologo e santo della Chiesa. La preghiera che ora condividerò con voi è stata ritenuta tra le più potenti per invocare l'assistenza di Maria in momenti di difficoltà e bisogno. Nelle parole di questa preghiera sentiremo la profonda spiritualità e la fiducia di San Bernardo che aveva nel potere intercessorio di Maria. Attraverso di essa cerchiamo di avvicinarci a lei con cuori aperti, chiedendo la sua guida, la sua protezione e il suo amore materno. Fate sì che queste parole siano un veicolo attraverso il quale possiamo comunicare i nostri pensieri, i nostri desideri e le nostre speranze alla Regina del Cielo, affinché possa intercedere per noi davanti al trono divino. Iniziamo, quindi, questo atto di devozione con la preghiera di San Bernardo, confidando che Maria ascolterà le nostre parole e risponderà alle nostre necessità con la sua grazia e il suo amore materno. L'amore di San Bernardo per Maria non conosce fine. Preghiamo anche noi perché lei interceda per le nostre sofferenze. Guarda la stella ed invoca Maria, la più potente preghiera a Maria. Se insorgeranno i venti delle tentazioni, se incorrerai negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sarai sbattuto dalle onde della superbia e dell'ambizione, della detrazione, della rivalità aspra, guarda la stella, invoca Maria. Tu che capisci come in questo scorrere del tempo siamo come naufraghi sbattuti tra le tempeste e marosi, piuttosto che gente che cammina sulla terra solida. Non distogliere lo sguardo da questa stella se non vuoi essere travolto dalle tempeste. Se l'iracondia o l'avarizia o il desiderio disordinato avranno sconquassato la navicella della tua mente, guarda la stella, invoca Maria. Se turbato dalla grandezza dei tuoi delitti, confuso dalla coscienza del tuo grande errore, atterrito dal terrore del giudizio divino, incomincerai a essere inghiottito nel baratro della tristezza e nell'abisso della disperazione. Pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angustie, nelle cose dubbie, pensa a Maria, invoca Maria. Seguendo lei, non sbagli strada. Pregando lei, non sarai disperato. Pensando lei, non cadi in errore. Se lei ti tiene, non cadrai. Se lei ti protegge, non avrai paura. Se lei ti guida, non ti stancherai. Se lei ti propizia, giungerai alla meta. Ricordati, o pietosissima Vergine Maria, che non si è inteso mai dire al mondo che alcuno, ricorrendo alla tua protezione, implorando il tuo aiuto e chiedendo il tuo patrocinio, sia stato da te abbandonato. Animato anch'io da tale confidenza, a te ricorro, a te, Madre Vergine delle Vergini, a te vengo e con le lacrime agli occhi
reo di mille peccati, mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. Non volere, o madre del Verbo, disprezzare le mie parole, ma benigna, ascoltami ed esaudiscimi. Amen. A te, Maria, fonte della vita, si accosta la mia anima assetata. A te, tesoro di misericordia, ricorre con fiducia la mia miseria. Come sei vicina, anzi intima al Signore, egli abita in te e tu in lui. Nella tua luce posso contemplare la luce di Gesù, sole di giustizia. Santa Madre di Dio, io confido nel tuo tenerissimo e purissimo affetto. Sii per me mediatrice di grazia presso Gesù, nostro Salvatore. Egli ti ha amata sopra tutte le creature e ti ha rivestito di gloria e di bellezza. Vieni in aiuto a me, che sono povero, e fammi attingere alla tua anfora traboccante di grazia. San Bernardo e i dialoghi intimi con Gesù. San Bernardo, abate di Chiaravalle, domandò nella preghiera a nostro Signore quale fosse stato il maggior dolore sofferto nel corpo durante la sua passione. Gli fu risposto: «Io ebbi una piaga sulla spalla, profonda 3 dita e 3 ossa, scoperte per portare la croce. Questa piaga mi ha dato maggiore pena e dolore di tutte le altre, e dagli uomini non è riconosciuta. Ma tu, rivelala ai fedeli cristiani e sappi che qualunque grazia mi chiederanno, in virtù di questa piaga, verrà loro concessa. Ed a tutti quelli che per amore mi onoreranno con 3 pater, 3 ave e 3 glorie al giorno, perdonerò i peccati veniali e non ricorderò più i mortali, e non moriranno di morte improvvisa, e di un punto di morte saranno visitati dalla Beata Vergine e conseguiranno la grazia e la misericordia». Preghiera per domandare una grazia a Gesù. Dilettissimo Signore mio, Gesù Cristo, mansueto agnello di Dio, io povero peccatore, ti adoro e considero la dolorosissima piaga della tua spalla aperta dalla pesante croce che hai portato per me. Ti ringrazio del tuo immenso dono d'amore per la redenzione e spero le grazie che tu hai promesso a coloro che contemplano la tua passione e l'atroce piaga della tua spalla. Gesù, mio Salvatore, incoraggiato da te a chiedere quello che desidero, ti chiedo il dono del tuo Santo Spirito per me, per tutta la mia Chiesa, e la grazia. Fa che sia tutto per la tua gloria e il maggior bene, secondo il cuore del Padre. Amen.